Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo interessantissimo video. Oggi, come avrete capito dal titolo, però non parleremo di un unico e solo logo, ma parleremo di più loghi che hanno avuto dei costi di rebrand davvero, davvero importanti. Prima di iniziare, però, sigla! Ok, siamo giunti in questo nuovo video un pochettino più particolare, spero come al solito che possa piacervi questo nuovo tipo di video, ma bando alle ciance e partiamo subito con la fantastica top 10 dei loghi più costosi del mondo. Alla numero 10 abbiamo il logo della città di Belfast. Come possiamo vedere è un cuore con la scritta Belfast dentro. Questo logo è costato alla città di Belfast $280.000. La cosa interessante è che sì, è un cuore, ma è anche una lettera B, la B appunto di Belfast. Posizione numero 9 per città di Melbourne, quindi anche qua, come in quella, nella posizione precedente, abbiamo il logo di una città, Melbourne, in Australia, che fa ridisegnare il logo della sua città e gli viene a costare $625.000. Disegnato da Lender Associated, è stato introdotto nel 2009. La cosa interessante è che, anche in questo caso, è la lettera iniziale della città, quindi è una M, ma con questi riflessi di blu e verde che in teoria dovrebbero rappresentare la forza economica della città australiana. Posizione numero 8 per il logo delle Olimpiadi di Londra 2012. Costato $625.000 anche questo. Diciamo che potevano fare di meglio, perché le critiche mosse a questo logo sono state tante, sono state molto dure, soprattutto nel dire che poteva disegnarlo chiunque, ed effettivamente. Posizione numero 7 per il logo della Pepsi, costato all'azienda americana ben $1.000.000. È molto simile a quello precedente, quindi una rivoluzione sì, ma in parte, e c'è una, rispetto a quello vecchio, c'è una ridistribuzione dei colori ed è si avvicina molto di più allo stile dei loghi moderni di essere piatti, quindi non avere all'interno ombreggiature o cose varie. Posizione numero 6 per il logo della BBC, costato all'azienda, anzi alla rete televisiva inglese, ben $1.800.000. Questo logo è stato introdotto nel 1997 ed è tuttora il logo della BBC. Diciamo che il loro rebranding, nonostante il costo, è andato molto bene. Posizione numero 5 per la ANZ, che starebbe per Australian and New Zealand Bank Group, che con una joint venture, quindi la banca australiana e la banca neozelandese si sono fuse insieme e hanno pagato la bellezza di $15 milioni per il redesign del logo, ovviamente basato sulle iniziali delle due aziende, quindi ANZ. Chiaramente questi 15 milioni non sono stati investiti solo sul logo e difatti in questo preciso caso era una campagna marketing durata ben 2 anni, sia sul suolo australiano che sul suolo neozelandese. Posizione numero 4 per Posten Norge, un po' difficile da... posta norvegese, sborsò $55 milioni.
il logo è stato introdotto nel 2008 e tutte le poste norvegesi sono state ribrandizzate in quel modo. Posizione numero 3 per quello che Accenture paga la bellezza di 100 milioni di dollari per il proprio rebrand. Un rebrand che viene fatto perché l'azienda Accenture si separa dalla Anderson Consulting Group e vengono costretti a cambiare il proprio logo. 100 milioni di dollari per aggiungere il triangolino sopra la T, come per dare la sensazione di essere maggiori di altri. Posizione numero 2, ci siamo quasi, per la British Petroleum, che per ricostruire e ribrandizzare il proprio logo spende 210 milioni di dollari. La British Petroleum, come potrete intuire dalla parola, è l'azienda petrolifera inglese che decide di dare questa sensazione di green utilizzando come logo principale un sole con delle sfumature che vanno dal bianco al giallo al verde, che dovrebbe dare la sensazione al cliente o comunque alle persone al di fuori dell'azienda green. Ok, va bene, 210 milioni di dollari. E arriviamo alla posizione numero 1. La number one del number one se la becca la Symantec per la bellezza, staccando proprio agli altri, staccandoli proprio manettamente, per la bellezza di 1 miliardo e 280 milioni di dollari. All'interno di questo prezzo inserisce il proprio rebrand del logo anche con l'acquisizione di VeriSign. Quindi l'acquisizione della compagnia in gran parte, in questo caso, costa all'azienda. E di fatto Symantec decide di inserire la VeriSign, che praticamente è la V del verificato, il certificato di sicurezza che si trova su internet. E quindi appunto Symantec, acquisendo l'azienda, decide di fare il rebrand e inserire anche appunto il verificato. Questi erano i 10 logo e rebranding più pagati fino ad ora. Fatemi sapere voi ragazzi che cosa ne pensate di questi 10 loghi, quale secondo voi è il più bello. E noi ragazzi ci vediamo a una prossima interessantissima puntata. Ciao!